Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia attacca la riforma del lavoro presentata ieri dal ministro del welfare Elsa Fornero. Credo che a decidere sia il governo e non il Parlamento, ha detto Pisapia. Confido che vengano fatti passi avanti per la difesa dei posti di lavoro, ha concluso il sindaco. Sale la tensione in Consiglio Comunale a Milano per il piano di governo del territorio. L'assessore all'urbanistica De Cesaris ha polemizzato duramente con il capogruppo del PD Rozza, che cerca un accordo con il PDL per evitare un lungo ostruzionismo in aula sulla discussione del PGT. Il Senato ha approvato ieri una mozione che impegna il governo ad adottare le misure necessarie a contrastare il cosiddetto pendolarismo della benzina, che nelle zone di confine causa un mancato gettito di 40 milioni di euro al mese per le casse dell'erario. La misura interesserà anche le zone di confine della Lombardia. Il Tempio di Via Guastalla ospiterà una preghiera per ricordare le 4 vittime del massacro di Tolosa. La comunità ebraica commemora così i bambini uccisi da un folle lunedì scorso nella città francese. Frediano Manzi, presidente dell'associazione SOS Racket e Usura, è stato gambizzato ieri sera a Lomazzo, nel Comasco. 2 colpi di pistola alle gambe sparati dal finestrino di un'auto. Una pallottola ha colpito il polpaccio. Una lunga catena umana formata da studenti delle scuole di Milano ha circondato Piazza Duomo di fronte alla cattedrale del capoluogo lombardo per dire no al razzismo. L'iniziativa, voluta per dare un segnale di adesione alla giornata mondiale contro il razzismo, ha coinvolto anche esponenti della Giunta di Milano e personaggi del mondo dello sport, tra cui l'ex milanista Franco Baresi. La Corte d'Assise d'Appello ha confermato la condanna a 16 anni che il GUP aveva inflitto a Michael Morris Ciavarella, che il 10 ottobre di 2 anni fa in via Ghini a Milano aveva aggredito, ferendolo a morte insieme a Pietro e Stefania Citterio, il tassista Luca Massari, che al volante della sua auto di servizio aveva investito e ucciso il cane di Sara Panebianco. Per i 2 Citterio, accusati di concorso in omicidio, il processo con rito ordinario si farà il mese prossimo. La Juventus accede alla finale di Coppa Italia dopo aver pareggiato 2-2 contro il Milan ieri sera a Torino. A decidere il gol di Vucinic nei tempi supplementari dopo che i 90 minuti si erano conclusi sul 2-1 per i rossoneri.